Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, sicuramente molti di voi avranno visto un paio di live fa, ma ho saputo che la voce si è sparsa abbastanza che lo Xuderino, ragazzi, ha avuto il bucio di... Ecco, ho avuto una fortuna incredibile, ragazzi, in un baule della sfida leggendaria raggiunta a 7 vittorie ho sbloccato il fantasma, l'ultima carta leggendaria che Supercell ci ha rilasciato con l'aggiornamento che è terminato oramai da un bel po'. Beh ragazzi, oggi ho voluto proporvi tre deck neanche troppo difficili da usare, assolutamente perfetti per poter inserire il Fantasma Royal e cercare di giocarcela bene sia nelle challenge sia in ladder. Ho trovato veramente tre deck molto interessanti e adesso li vado a proporre proprio a voi. Andiamo subito con il primo: cimitero, golem del ghiaccio, mega sgherro, guardie e vortex. Attenzione, aspettiamo un secondo di arrivare a 10 di elisir. Ancora qualche attesa, apertura con il barile da parte del nostro avversario, subito una buona risposta con il mega sgherro, pronto a difendere questo mega sgherro con il golem del ghiaccio piazzato davanti e con il tornado. Andiamo a spostare il miner in modo che attivi la nostra torre centrale, siamo già in una grande posizione di vantaggio, drago inferno per lui, lasciamo andare il mega sgherro che assolutamente non poteva fare più di così, fantasma anche per il nostro avversario, gli piazziamo sopra un bel trish di guardie che non hanno nessun problema insieme alla torre a tirare giù il fantasma e con il mago di ghiaccio e il nuovo mega sgherro andiamo a counterare il suo drago inferno e il suo cavaliere. Peccato, 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 peccato che non sia salvato il mega sgherro, ma il mago di ghiaccio continua a colpire il drago inferno, lo tira giù rimanendo con un filino di vita. Di nuovo apertura con il barile scheletro, con il barile d'ossa per lui e attenzione un miner control sulla sinistra con miner e orda di e Tris di sgherri. Andiamo ancora con il mago di ghiaccio a tirare giù entrambi e poi il mago si gira, va sul barile, riesce insieme alle guardie a fermare i suoi scheletrini e di là il nostro fantasma era quasi arrivato alla torre, fermato purtroppo da fantasma e cavaliere. Riapertura per lui con un altro barile d'ossa, guardate come lo gioca bene, guardate come lo gioca bene, ma le nostre torri, il golem del ghiaccio e il mega sgherro vanno a fermare nuovamente quest'ultimo mega sgherro che continua a colpire anche il cavaliere insieme alla torre, lo tira giù, se la deve vedere con il tris di sgherri, ma le due torri, quelle attivate, vanno sul miner insieme di nuovo al mago di ghiaccio. Riusciamo a rallentare ancora l'entrata degli sgherri, non gli stiamo ancora facendo molto, ma questo deck funziona bene quando si arriva nel sudden death ed infatti una hit del mago permette di cominciare il sudden death ghost contro ghost. Il nostro lo proteggiamo con le guardie e con la torre, pronta l'apertura con il cimitero giocato solo adesso e c'è l'ingresso, e c'è l'ingresso ragazzi, royal ghost e guardie, lui ha tirato una poison sul nostro cimitero quindi assolutamente quasi vanificato completamente l'attacco, ma 1990 la sua torre e noi siamo pronti in difesa perfetta contro il barile e contro il tris di sgherri con il tornado. Spostiamo di nuovo tutto, barile che si apra, si parte ragazzi, golem del ghiaccio davanti, aspettiamo che venga bloccato dalla torre e poi via di nuovo con il cimitero, lui ci riapre con un drago inferno e con una poison, ma noi non abbiamo problema, aspettavamo solo questo in modo da poter ripartire. Il fantasma royal ha tirato due hit alla torre, la porta esattamente a 1973 in questo momento, 8 secondi alla fine, siamo nettamente in vantaggio, poison giocate in offesa per lui, riusciamo con le guardie comunque a fermare il suo fantasma e con l'ice golem ce la dobbiamo vedere con i suoi scheletrini, giù anche il drago inferno, si riapre fantasma e cimitero, tris di sgherri per lui con un miner control eccezionale, eccezionale, ma noi ragazzi siamo riusciti ad entrare fino alla sua torre di destra e a tirare giù la suddetta. Come vedete ragazzi, questo è un deck
che funziona molto meglio quando siamo nel sudden death. Dobbiamo difenderci per i primi due minuti e poi partire con il cimitero. Non mostriamolo fino a che non si comincia l'ultimo minuto di gioco e poi supportiamo ovviamente il cimitero col fantasma, e questa è la combo micidiale che poi ci ha portato a vincere la partita. Proseguiamo, questo è un altro bellissimo deck: Drago Inferno, Zap Miner, Golem del Ghiaccio e Pipistrelli dietro. Stiamo attenti, subito un'apertura tranquillissima con il Golem del Ghiaccio. Vediamo cosa fa lui. Aspettiamo, giù col miner e con i pipistrelli, ragazzi. Miner che va sul suo moschettiere, pipistrelli vengono zappati, ma nessun problema per il nostro miner a danneggiare di prepotenza quel moschettiere abbastanza basso. Non avevo notato il livello così basso, ma non c'è problema, il deck è quello l'importante. Fantasma entra ancora, qua l'abbiamo supportato tantissimo con il miner, il fantasma, a differenza di prima che lo supportavamo con il cimitero. Stiamo attenti all'ingresso dei tre sgherri e apre lui di nuovo con una coppia di luridi cavernicoli. Riusciamo tranquillamente a deviarli con un miner e con i pipistrelli. Terminiamo l'opera. 2196 la nostra torre, 1558 la sua in alto a destra. Di nuovo il moschettiere che sta per entrare. Noi andiamo a recuperare ancora un po' di elisir e andiamo anche con il fantasma. Ancora qualche istante di attesa e giù il megasgherro e il golem del ghiaccio viene deviato sul principe nero. Benissimo il fantasma, si parte di nuovo, ragazzi. Fantasma, megasgherro, golem del ghiaccio esploso proprio adesso, ma di nuovo il miner davanti e il fantasma possono attaccare prepotentemente la torre. Molto arrabbiato lui, ne ha tutte le ragioni di questo mondo. Attenzione, va giù la torre di destra, l'ultimo supporto dei pipistrelli decisivo. Fantasma che diventa invisibile e poi riattacca la torre centrale, pronta una bella poison sulla sua orda in modo da evitare qualsiasi problema. Lui ci passa perfettamente sopra, orda che esplode e buonanotte ai sognatori. Vediamo se riusciamo a chiuderla anche con la seconda torre di sinistra. Continuiamo a recuperare un pochettino di elisir, lui apre di nuovo con i luridi, noi abbiamo il fantasma che va sui luridi e il golem del ghiaccio meraviglioso per andare a deviare, li rallenta. Fantasma e megasgherro vanno a fermare anche l'ultimo, si riparte. Fantasma che torna invisibile, riapparirà tra qualche istante, riappare proprio adesso, ma noi abbiamo fatto un miner control sulla sinistra. Intanto con solo 5 di elisir abbiamo danneggiato pesantemente la sua torre di sinistra e di nuovo un bel golem del ghiaccio a deviare il principe nero, megasgherro sopra quest'ultimo per andare a tirarlo giù. Di nuovo la combo, truppe volanti e miner che subisce i colpi della torre. Fantasma di nuovo, lui ci riprova sulla destra con un miner, potremmo anche lasciarlo andare. Come vedete, ragazzi, il fantasma e il megasgherro devastano la torre di sinistra. 20 secondi alla fine, partita in un'unica direzione, si prosegue. Fantasma, Drago Inferno, pipistrelli, megasgherro, golem del ghiaccio, chi più ne ha più ne metta, ragazzi. Guardate che roba, andiamo quasi a chiuderla. Miner sulla sinistra della torre centrale, uno, e va a finire così la partitozza. Beh, ragazzi, qua invece c'era il miner che doveva subire i colpi della torre per poter entrare con il fantasma ed eventualmente aiutarlo con i pipistrelli. Come avete visto, il Drago Inferno era usato per, sarebbe stato dovuto essere usato per counterare i tank, non ce ne sono stati, quindi l'ha usato semplicemente alla fine, e poi golem del ghiaccio per andare invece a subire altri danni e dare la possibilità di potersi difendere. Beh, ragazzi, siamo arrivati al terzo e ultimo deck da usare con il fantasma. Vi ricordo, prima di vederlo, di lasciare un bel like, fatemi vedere se vi è piaciuto questo video. Mi piace un sacco vedere quando mi lasciate i like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Dai che andiamo con l'ultimo deck: fantasma, cannone a rotelle, spirito del ghiaccio, zap, poison pronta come quinta carta. Si apre subito con il carrello della spesa, andiamo sulla destra e attenzione, apertura anche per lui con un mago elettrico, il mago zap. Vediamo un pochettino cosa succede. Cannone che spara, peccone davanti, attenzione, una bella combo, ragazzi. Pecca giga e mago zap. Abbiamo il fantasma che in questo momento va sul peccone, vediamo se riusciamo insieme alla poison ad aiutare. Brutta storia,
il nostro spirito del ghiaccio riesce a fermare il Peccone che non tira la hit. Bene la macchina volante anche sulla sinistra, ragazzi, andiamo a tirare giù. Abbiamo subito, ma questo è un deck che va giocato con le capannine, ragazzi, non abbiate paura. Si apre con la capanna dei goblin dietro. Se lui spreca una fireball, noi possiamo partire di prepotenza. Abbiamo già pronto il fantasma. Lui tira una poison e qua si deve partire, qua si deve partire. No, invece decidiamo di aspettare per giocare la capanna dei barbari. Allora abbiamo due. Effettivamente buona la scelta, perché con l'ultimo aggiornamento hanno nerfato il potere delle pozioni e quindi, ragazzi, non fanno più così tanto male. Riusciamo a spawnare altri due goblin, molto bene. Fantasma anche per il nostro avversario. Attenzione, attenzione, abbiamo comunque la capanna dei barbari da proteggere. Bene la macchina volante sulla sinistra, che va a tirare ben due colpi sul mago Zap e si salva addirittura. Fantasma di nuovo completamente invisibile, passa e va sul Peccone. Attenzione, lo spirito del ghiaccio riesce un attimo a congelare il Triss di Sgarry. Riusciamo comunque ancora a sfruttare i barbari grazie alla Zap. Spirito del ghiaccio, Zap, hanno fermato gli Sgarry. Di nuovo poison per lui e carrello della spesa per noi. Per fortuna abbiamo spawnato due barbarozzi insieme alla torre e al carrello della spesa. Andiamo a tirare giù il suo Peccone, un po' sofferta, ma adesso si gioca, ragazzi. Siamo nel sudden death, adesso si comincia. Attenzione con il primo goblin lanciere, cannone a rotelle, si ferma giù, va a tirare giù il mago elettrico e i goblin insieme alla capanna dei barbari cominciano ad attaccare la torre di sinistra. Fantasma per lui, macchina volante per noi sulla sinistra. Stiamo attenti a giocare bene, non diamogli la possibilità di giocare sulla torre di destra. Ed infatti poison eccezionale come predict sul Triss di Sgarry. Mago Zappa ancora, ma guardate, guardate, giù di nuovo la capanna. Secondo me giù di nuovo la seconda capanna. Abbiamo due capanne, lui ha sprecato la poison, quindi siamo messi benissimo, siamo messi benissimo. Fantasma che va sulla torre ignorando l'altro fantasma, 1582, e qua si parte, ragazzi, e qua si parte. Attenzione di nuovo, attenzione di nuovo, ci sono 250.000 goblin lancieri e altrettanti barbarozzi che stanno entrando di nuovo con la poison. A tirare giù il mago Zap, c'è l'ingresso, c'è l'ingresso, ragazzi. Fantasma di nuovo per lui, zappata la nostra macchina volante, che però continua ad attaccare la torre in quanto il fantasma era trasparente. Di nuovo così, di nuovo così, 5.56, si entra ragazzi, il Ghost la lascia 96 e con l'ultimo attacco andiamo a portarci a casa la mega mega partitozza. Beh ragazzi, avete visto, anche in questo deck si è cominciato a giocare solo nel sudden death. Dobbiamo cercare di piazzare giù entrambe le capanne per poi piazzargli un bel fantasmone davanti che deve riuscire a deviare le truppe in quanto le altre truppe andranno sulle nostre spawnate dalle capannine. Beh ragazzi, io spero che questi tre deck da usare con il fantasma vi siano piaciuti. Io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!